la direzione che prende la giunta su questo emendamento. Però vede, assessore, è qui, è in quest'aula, quando si fanno le leggi che uno dà le indicazioni al territorio e sul governo del territorio. Allora, lei pensa che un cambio di destinazione d'uso non sia una modalità per premiare chi vuole intervenire in zone? Vi faccio l'esempio che ha fatto il collega Porrello. Un bel capannone, ci facciamo delle abitazioni. Però poi dopo inseriamo questa legge come richiedente dei fondi strutturali per il contrasto alla povertà. E allora, assessore, bisogna che ci facciamo chiarezza su che cosa vuole fare questa legge, perché non, le stiamo dicendo un 20%, non le stiamo dicendo che tutte le abitazioni devono essere destinate ad un'attenzione verso il sociale. Noi crediamo che la nostra richiesta, anche in questo caso, sia una richiesta legittima. Non c'è premialità, meno male, visto che qua si può cambiare destinazione d'uso praticamente ovunque, tranne negli ultimi 3 punti espressi dalla legge. Meno male, assessore. Ma anche queste sono scelte politiche. Scelte politiche che il Movimento 5 Stelle, quei facinorosi, populisti, fascisti e tutto quanto, vi dicono a voi, governo di sinistra, voi che difendete la socialità, l'inclusione, vi diciamo e mettetecelo un 20% di canone calmierato, eh? Non è che vi stiamo dicendo che dovete regalare le case, non vi stiamo parlando di diritto alla casa, vi stiamo chiedendo una percentuale di case a canone calmierato, che poi la legge le impone per un determinato tot di anni. Vi stiamo dicendo, e cavolo, e fatela una cosa di sinistra ogni tanto. Vi suggeriamo pure. Ve ne stiamo anche suggerendo le cose di sinistra. Ma non c'è niente da fare. La sinistra è morta e qui dentro ne viene decretata definitivamente la fine. Grazie, prego Sbardella.